Ospite, buongiorno. Buongiorno Raffaella Sensoli del Movimento 5 Stelle. C'è qualche notizia che vuole commentare? Non ho letto il Corriere di Romagna, che vado subito a leggere. Un luglio autunnale e Cervia si allaga, è la fotonotizia. Lei peraltro viene da Rimini, insomma dalla costa, sì. E che ha vissuto in questi giorni notevoli problemi. Abbiamo visto tutti il ripristino di Milano Marittima dopo la terribile tromba d'aria che ha devastato i bagni e la pineta. Sì, io innanzitutto devo fare i complimenti ai nostri operatori che veramente in tempo di record hanno ristabilito insomma il pieno funzionamento degli stabilimenti balneari. Ringrazio anche per la solidarietà avuta sia da tutti i cittadini ma anche dai turisti. Io l'altro giorno ho commentato con un post dicendo insomma che da noi in Romagna l'accoglienza è il cuore della nostra attività e cerchiamo di far sentire i turisti come a casa loro. Vista la dimostrazione di affetto, forse ci siamo riusciti, insomma, quindi questo sicuramente ci fa piacere. Il tema fondamentale è che insomma, di cambiamento climatico si parla quotidianamente, di urbanizzazione che negli anni purtroppo è stata selvaggia, soprattutto in Romagna. Io vengo da Rimini e il termine riminizzazione purtroppo è entrato anche nei vocabolari proprio per definire l'eccesso di cemento in maniera non regolata. Sono problemi, bisogna intervenire in maniera strutturale, in maniera lungimirante, purtroppo non servono più, o meglio, servono in emergenza chiaramente delle soluzioni e degli aiuti, ma sicuramente se non si pensa nel lungo periodo il problema non lo si risolve, anzi saremo sempre con l'affanno a rincorrere purtroppo questi eventi. Sì, se ne parla quando ci sono questi eventi, se ne è parlato molto nei mesi scorsi perché Greta Thunberg è diventata la paladina di questi temi, rappresentando la nuova generazione che chiede risposte concrete alla politica. È stata ricevuta anche da noi, dalle massime istituzioni, anche qui in Italia. È un'accoglienza reale quella che la politica fa alle richieste di questa ragazza, o è un modo per insomma tener buona la nuova generazione? No. Che invece chiede azioni no serie. Assolutamente la sensibilità da parte del governo c'è, è stata dimostrata. Il ministro Costa ha già provveduto a modificare la legislazione, ad esempio per quanto riguarda la raccolta di rifiuti plastici in mare. Addirittura con la legislazione precedente i pescherecci che raccoglievano plastica erano costretti a ributtarla in mare perché addirittura rischiavano l'accusa di traffico illegale di rifiuti, traffico illecito di rifiuti. Invece ad oggi sono incentivati proprio nel momento in cui, assieme al pescato, purtroppo come capita spesso, raccolgono della plastica, a riportarla sulla costa e quindi ad aiutare anche quella che è sia la pulizia del nostro mare sia ovviamente il riciclo dei rifiuti. Questa è una ad esempio delle azioni, chiaramente questa va ad attenuare gli effetti drastici che ha avuto oggi ad esempio l'inquinamento della plastica nei nostri mari. È ovvio che bisogna lavorare in prospettiva, bisogna lavorare per un mondo plastic free, bisogna lavorare per un mondo a emissioni zero. Ricordiamo che entro il 2050 dovremo arrivare a emissioni nette pari a zero, quindi il lavoro da fare è sicuramente tanto. Il governo sta incentivando l'uso dell'elettrico, l'uso delle fonti di energia rinnovabile, quindi insomma l'interesse è concreto, ma d'altra parte l'ambiente era una delle stelle del movimento, quindi Greta è stata accolta veramente con affetto perché ha sortito l'effetto mediatico che serviva per sensibilizzare ancora di più i cittadini sull'argomento. E sulla plastica è stata fatta una risoluzione anche in assemblea legislativa, sì, per sì, la raccolta, sì, della plastica. E poi ricordiamo che adesso le spiagge sono plastic free. Tutte, però insomma ci si sta lavorando e anzi l'invito che facciamo anche ai produttori ad esempio di stoviglie, di bicchieri, di posate, soprattutto da noi in Romagna dove i locali in spiaggia sono tanti,
insomma, li esortiamo a convertire anche la produzione in quello che è il compostabile o addirittura nel riuso. Ad esempio, ci sono i policarbonati, insomma, io non sono un tecnico poi della materia, però ci sono anche materiali non di vetro, perché poi, soprattutto nella costa, c'è un Potrebbero problema essere legato alla rischiosi. sicurezza per il vetro, però riutilizzabili, e quindi insomma andiamo sempre verso la meno produzione di rifiuto e il riuso. Senta, cambiamo argomento. Io passerei al tema della sanità perché lei è vicepresidente della Commissione Sanità. Tra l'altro oggi proprio la Nuova Ferrara pubblica la notizia di una interrogazione che lei ha presentato ieri. Ospedale Sensoli Movimento 5 Stelle vuole certezze sui reparti da salvare ad Argenta. Di che cosa si tratta? Che cosa ha chiesto in questa interrogazione di cui dà notizia Ma anche la Nuova sì, Ferrara? c'era arrivata notizia dal nostro consigliere comunale dell'ennesimo rischio di depotenziamento di un ospedale di provincia, diciamo così. In funzione di Icona, purtroppo in tutta la provincia di Ferrara si sono depotenziati i reparti, si sono chiusi i reparti, si è chiuso ad esempio il punto nascita di Lago Santo, e a rischio c'era anche intanto una parte dell'ospedale di Argenta. Guarda caso, il giorno dopo il deposito della nostra interrogazione, il presidente Bonaccini ha rassicurato tutti dicendo che era solo una chiusura estiva in funzione delle ferie, quelle diminuzioni di servizio che ci sono temporanee per il periodo estivo, e rassicurando tutti quanti che non si sarebbe assolutamente fatto nessun depotenziamento. Aspetto risposta scritta, nel senso che le dichiarazioni a mezzo stampa vanno bene, ringrazio il presidente, però insomma vedremo quando risponderanno nero su bianco alla nostra interrogazione che cosa succederà dell'ospedale di Argenta. Secondo noi i presidi periferici sono importantissimi. Non va assolutamente scaricato sul cittadino l'onere di doversi spostare per servizi che potrebbero essere benissimo erogati sul territorio. È poi quello che abbiamo sempre recriminato a questa giunta, che con lo slogan meno ospedale più territorio, in realtà hanno solo fatto meno ospedale finora senza aumentare i servizi territoriali. Prima va garantito al cittadino il servizio migliore, il più vicino possibile a casa. Chiaramente parliamo, insomma, non di interventi di un certo tipo, è naturale che se c'è una certa gravità è meglio andare in un centro specializzato a costo di fare qualche chilometro in più. Parliamo di servizi ovviamente che possono essere usufruiti dai cittadini in distanze da casa brevi. Ecco, e parlando invece di magari interventi più complessi, più o meno complessi, c'è il tema delle liste d'attesa. Oggi farete una commissione? Oggi ci sarà un'informativa dell'assessorato in commissione. Anche qui io ho depositato sia tempo fa una interrogazione, perché mi erano arrivate numerose segnalazioni riguardo i tempi di attesa di diverse prestazioni. Cosa è emerso? È emerso sostanzialmente che la trasparenza in Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda le liste d'attesa è parziale, nel senso che viene pubblicata la tempistica solamente per le 50 prestazioni monitorate per legge dal servizio sanitario. Quello che emerge è che per l'ennesima volta la Giunta utilizza le statistiche non tanto per analizzare la situazione, ma per fare propaganda. Perché se io concentro tutte le risorse in quelle 50 prestazioni che sono obbligato a rendicontare e faccio vedere che sono bravissimo rispetto a tutti i tempi, e poi a noi per le altre prestazioni, che sono tantissime, arrivano segnalazioni continue di persone che devono attendere mesi e mesi. Addirittura ieri sul Carlino di Rimini un signore ha dichiarato che gli hanno dato una visita oculistica a quasi 2 anni con un rischio di distacco della retina. Insomma, capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi abbiamo depositato ieri un'ulteriore interrogazione. Questa mattina magari approfitteremo dell'informativa dell'assessorato per porre delle domande. Anche in ragione del fatto che, ad esempio, oggi non c'è all'ordine del giorno, ma magari faremo la domanda riguardo i tempi di attesa per gli interventi chirurgici. Perché
perché poi sono anche quello un grande problema che c'è in Emilia-Romagna, perché noi non troviamo corretto che ci siano all'interno delle strutture pubbliche cittadini di serie A e cittadini di serie B, ossia a parità di gravità e di urgenza. Se io chiedo e ho necessità di un intervento all'interno del servizio pubblico, magari devo aspettare settimane. Se vado con la cosiddetta intramegna, cioè col servizio privato all'interno della struttura pubblica, 2 giorni dopo mi operano. Non lo riteniamo assolutamente corretto e secondo noi, insomma, non rispetta nemmeno il principio universalistico della sanità pubblica. Legato al tema della sanità c'è quello dei fondi alla sanità, sì, perché nel bilancio regionale, il bilancio regionale è dedicato per più del 70% sì, alla sanità, e in questi giorni state proprio analizzando l'assestamento del bilancio con nuovi fondi da allocare. E c'è qualche richiesta che il Movimento 5 Stelle fa a proposito di sanità, o c'è qualche osservazione sul bilancio che lei vuol rilevare anche qui? Ma in commissione? Il fil rouge che, insomma, abbiamo sempre portato avanti quando si parlava di bilancio era quello di cercare di collocare le risorse il più possibile all'interno delle strutture pubbliche. Mi spiego meglio. Ad esempio, quando c'è un problema di liste d'attesa, molto spesso in emergenza la regione cosa fa? Acquista prestazioni dal privato erogandole poi attraverso il servizio pubblico. Se le stesse risorse noi le mettessimo a sistema all'interno del servizio pubblico, magari assumendo personale, aumentando gli orari in cui si effettuano esami, diagnostica o visite, noi investiremmo quelle risorse e riusciremo innanzitutto ad ammortizzare meglio i costi, ad esempio, delle nuove apparecchiature, offriremo un servizio maggiore ai cittadini, ridurremo le liste d'attesa e non il cittadino non sarebbe costretto in alcuni casi a rivolgersi al privato come spesso avviene. Per fortuna già si è messo un tampone, ad esempio, a quello che era il problema di costi delle prestazioni, perché ad esempio negli esami e nella diagnostica spesso il privato costava meno rispetto al ticket del pubblico, questo dovuto al super ticket. L'Emilia Romagna è stata la prima ad abolire il super ticket grazie a una nostra mozione approvata in aula 2 anni fa, siamo riusciti del a ottenere primo gennaio, vero? Non esatto, si paga più? Esatto, fino a ai 100.000 euro di reddito praticamente non si paga più il super ticket. Noi comunque avevamo portato avanti questa battaglia da 2 anni, ripeto, c'era una nostra risoluzione approvata in aula 2 anni prima, il governo, la ministra Grillo ovviamente sta spingendo perché in tutte le regioni si arrivi alla stessa soluzione, perché chiaramente non è possibile in un regime sanitario come il nostro che le prestazioni nel privato costino meno rispetto ai ticket richiesti dal pubblico, considerando che noi paghiamo già la sanità con le nostre tasse. Certo, a livello di fondi nazionali c'è stata la richiesta delle regioni di tagliare i fondi. Assolutamente. Lei sostiene questa richiesta, il governo che motivazioni sì, ha nel voler tagliare i fondi? Ma questa mattina proprio in commissione posso già affermare che approveremo una risoluzione che porta la mia firma, ma è stata sottoscritta dal Partito Democratico, dove chiediamo che nel patto per la salute venga tolto quell'emendamento messo purtroppo dal ministro Tria senza consultare il ministro Grillo, dove si metteva una sorta di clausola per la riduzione dei fondi alla sanità nel caso in cui la situazione macroeconomica cambi, insomma nel momento in cui i conti non tornano il ministro Tria vorrebbe attingere alla sanità. Questo non è accettabile. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre gridato al fatto che la sanità e l'istruzione venivano usati come dei bancomat dalla politica, quindi stiamo facendo un'azione coordinata in tutte le regioni assieme al Ministero della Salute perché il servizio sanitario pubblico e i fondi relativi al servizio sanitario pubblico vengano assolutamente salvaguardati.
Cambiamo argomento, andiamo su alcune notizie che abbiamo trovato nelle pagine regionali interne nelle testate. E la regione lancia il salvagente ai negozi, in cantiere un bando da 4 milioni di euro dedicato alle attività di vicinato. Qui siamo sul Carlino, prendo però anche il Corriere di Rimini, ristrutturazione affitti, la regione aiuta bar, ristoranti e botteghe del centro, bando da 4 milioni di euro per finanziare direttamente i titolari degli esercizi commerciali. Subito dopo l'estate uscirà infatti un bando da 4 milioni di euro, a cui però l'assessore al commercio Andrea Corsini spera di dar seguito con altri finanziamenti nel bilancio 2020. E le associazioni di categoria colgono con grande favore questa iniziativa, perché appunto anche una delle motivazioni nella crisi del commercio sarebbero proprio gli affitti elevati, e in questo modo si va ad aiutare il commercio. Cosa pensa di questo provvedimento? Allora, se prendiamo la notizia, la isoliamo da tutto il contesto, soprattutto dalla storia che ha portato a questa situazione, sicuramente non possiamo lamentarci, nel senso che nel momento in cui si stanziano fondi per il piccolo commercio, noi siamo contenti, perché è sempre quello che abbiamo chiesto negli anni a questa giunta. Quello che emerge per l'ennesima volta, a costo di sembrare ripetitiva, è che in quest'ultimo anno di legislatura stanno buttando tutto sul piatto, specialmente in quei settori che negli anni invece sono stati trascurati. Anche qui manca una visione d'insieme, soprattutto manca una visione a lungo termine della politica. Noi viviamo, io ho quasi 40 anni, ma penso da quando sono nata, da quando ho iniziato a ascoltare i primi telegiornali da bambina, ho sempre sentito parlare la politica in periodi che andavano di 5 anni in 5 anni, cioè si ragiona sempre in funzione del mandato elettorale o del rinnovo di mandato elettorale. Una visione d'insieme del comune, della regione, del paese non la si è praticamente mai vista, forse fino a un anno fa, quando siamo arrivati al governo del paese noi, e dove siamo entrati invece negli anni in tanti piccoli comuni. Se il Partito Democratico negli anni, anziché agevolare la costruzione di centri commerciali ogni sette passi, concedetemi la frase, avesse fatto veramente un piano del commercio strutturato, ad oggi non si arriverebbe a queste soluzioni, che comunque restano soluzioni d'emergenza. Un po' come si parlava prima del clima e del maltempo, questa è una soluzione d'emergenza, perché tanti commercianti sono strozzati non solo dagli affitti, ma da tutta una situazione concorrenziale svantaggiosa per loro fatta negli anni dalla grande distribuzione dei centri commerciali, e ad oggi si va a tamponare dando qualche fondo, magari qualche mese prima delle elezioni, così facendoli contenti, dando un po' di respiro e sperando che magari non decidano di cambiare simbolo nella scheda elettorale alla prossima tornata. La fermo perché siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Volevo però segnalare un fatto che è avvenuto a Bologna, ad Ozzano, picchiato perché era vestito da donna, aggressione al bar, l'avvocato Cati La Torre, episodio scioccante, picchiato con quattro pugni sul volto perché indossava abiti femminili e avrebbe sfiorato per sbaglio la mano del suo aggressore. Ora il ragazzo di 34 anni si trova all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per farsi medicare. Appena possibile presenterà denuncia ai carabinieri, che appunto è Cati La Torre, a segnalare questo episodio. È un episodio che appunto segnalo in trasmissione perché si lega con un dibattito che sta avvenendo in Assemblea legislativa, che è Sì. quello della legge contro l'omotransnegatività, che adesso però ha Sì. cambiato nome perché sono già passati degli emendamenti, e tornerà in aula il 24 luglio. C'è chi dice che questa legge è importante. Ci sono altre posizioni su questa legge che dicono, tipo, ho preso qui il Corriere di Romagna, omotransnegatività, la legge non è una priorità per le famiglie, e a parlare è il coordinatore nazionale Alta Italia del movimento
per le famiglie, che è Mirko De Carli. È una legge che invece voi avete chiesto che venisse approvata subito Sì, in aula 2 settimane fa, che adesso è tornata assolutamente. in commissione. Che significato ha questa legge e qual Noi è la vostra posizione? Abbiamo depositato una risoluzione proprio per chiedere che, avevamo depositato una risoluzione proprio per chiedere che non ritornasse in commissione, la legge, perché secondo noi aveva invece carattere di urgenza. Dispiace leggere certi titoli, perché quando si parla di discriminazione, io credo che sia una priorità anche per le famiglie, perché se a una di queste famiglie, se una di queste famiglie avesse un figlio omosessuale, vittima magari di bullismo, di discriminazione, o peggio di violenza, come è successo poi ad Ozzano, credo che diventerebbe una priorità anche per queste famiglie. Nel momento in cui si parla di diritti e di discriminazione, lo dico da mamma, prima che da consigliere regionale, credo che sia una priorità per tutti quanti, perché ricordiamoci sempre che vittima di discriminazione potrebbe essere benissimo uno dei nostri figli, a prescindere dal tipo di discriminazione. Bene, con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione. Ringraziamo Raffaella Grazie Sensoli a per essere voi.